quello che a me piacerebbe comunicare, il mio prodotto, che le persone degustandolo facciano veramente un salto nel passato. Per tradizione e per portare avanti la cultura, appunto quella dei miei avi, cerchiamo di produrre questo balsamico nella maniera più naturale possibile. Non utilizziamo nessun tipo di additivo per quanto riguarda le fermentazioni e utilizziamo altri piccoli segreti che ci siamo tramandati, diciamo, da avi a avi, famiglie in famiglie, insomma. E quindi cerco in tutti i modi di far capire il valore di questo prodotto, la potenzialità che ha questo prodotto e il lavoro che c'è dietro, perché dietro questo prodotto c'è veramente tantissimo lavoro, tantissima pazienza e tantissima passione. Infatti il mio Trisavoro ha iniziato questa cetaia proprio da un regalo, da una dote. Poi la passione per questo prodotto ha fatto sì che dalla dote ha cominciato a inserire all'interno della cetaia molti più botti, molte più batterie ed arrivare, insomma, a creare questo piccolo tempio dedicato appunto all'aceto balsamico. C'è stato un momento ben preciso e inaspettato che è arrivato durante il corso, diciamo, della mia vita, dove si era ipotizzato di vendere tutta l'azienda e di conseguenza vendere e lasciare per sempre cimeli di famiglia e prodotti che appunto arrivavano dalla passione, dall'amore che i miei parenti, i miei nonni avevano per questo prodotto. E in quel momento lì ho detto no, non voglio che accada questo e ho scelto io di prendere tutto in mano, quindi tutta la produzione, di mantenerla nella maniera più assoluta come i miei avi volevano e cercare di mantenere appunto questo prodotto vivo nel tempo, perché non è solo un prodotto, ma è una concentrazione di sentimenti, di passioni, di profumi e di tempo appunto e di esperienze passate anche insieme. Adoro ascoltare quello che mi comunicano queste botti, sentire i profumi che emanano e anche una cosa che per me è veramente eccitante e strana allo stesso tempo, è quella di toccare botti che ha fatto e ha custodito il mio Trisavoro. Quindi parliamo di botti storiche con più di 100 anni. E questa per me è una cosa che è veramente straordinaria. Il vendere non tanto un oggetto o un condimento o un alimentare, ma per me è vendere direttamente al cliente una passione, una cultura di famiglia che si è tramandata di anni in anni.